Bella B. Bella G. E oggi cosa ci siamo inventati? Oggi abbiamo provato a far girare un po' le palle. Abbiamo fatto girare le palle in passato un sacco di gente, oggi facciamo girare le palle del campo pratica. E che cosa ci siamo inventati? Abbiamo fatto una sfida mettendo la sacca davanti alla linea di tiro e quindi abbiamo provato a farla partire a sinistra oggi. Oggi è giornata slice. Oggi è la tua giornata. Esatto, oggi è la mia giornata. A far girare la palla partendo a sinistra e facendola tornare verso la linea di gioco. Abbiamo il flight scope che ci dirà quanto saremo stati bravi a farla girare tornando verso la linea. Chiaramente dobbiamo farla partire a sinistra perché c'è la sacca. Chiaramente la sacca non la mettiamo neanche a filo della linea di tiro, la mettiamo ben più a sinistra, in modo tale che siamo costretti a far partire la palla per forza a sinistra. L'abbiamo messa in modo tale che coprisse una parte della linea di tiro, in modo tale da doverla per forza far partire sulla sinistra. È un po' tipo quando abbiamo quella pianta che ci rompe le scatole e dobbiamo per forza fare un mega slice per raggiungere il green. La pianta che ci copre la visuale alla nostra beneamata asta. La beneamata. Beneamata. Ma chi è che vincerà la sfida? 3 colpi a testa e si sommano le misure a destra o a sinistra della linea di tiro e chi sarà stato più bravo ad andare più vicino alla linea di tiro o addirittura a destra, vincerà. In caso prendessimo la sacca, per caso, qualcuno dovesse, ma figurati se qualcuno prenderà mai la sacca, ci saranno, avevamo deciso, 5 metri di penalità, quindi riportandoli verso sinistra. Beh, com'è andata B? Mamma mia! Allora, a far girare la palla a destra, diciamo che non c'è confronto come abilità fra i due. Gigi, facili, colpi presi bene, impattati bene, io tutto a cercare di raccattare la palla. Con la tua famosa aletta di pollo intenzionale. Faceva molto paura quella sacca lì, perché più o meno dove faccio partire la palla normalmente, quindi mi dava un po' fastidio. Ma abbiamo i risultati. Dati alla mano, per favore, segretario, mi sfogli. E pronti via, B mi fa un colpetto perfettamente dritto. Niente, un righello, io ho cercato di tagliarla tantissimo, dritta come un fuso. Spadone. Spada a sinistra, finisco più di 6 metri a sinistra del bersaglio, quindi... E comincia già con un meno 6-6. Partiamo male. Poi decide di cominciare a cercare di farla girare. Esatto, quindi qual è l'opzione prima per farla girare? Bisogna farla partire a sinistra. Quindi lasciamola dritta a sinistra e allontaniamoci ancora di più dal bersaglio. Ed è riuscito a fare un 18-2 sul lato sinistro. Quindi meno 6-6 e meno 18-2. Andiamo a meno 24 metri. Invece di far girare la palla a destra, io sono 24 metri a sinistra. Anche il flight scope riconosce il colpo come un... fade. Sì, solo un piccolo fade. Un leggero fade, non si è sbilanciato verso slice. Vabbè. E poi, ultima, finalmente riesce ad andare a destra della linea di gioco, quindi a fare un più. Esatto. Ma di un semplice 3. 3 metri, quindi... Quindi da 24,6 passa a 21,6 meno. Cioè, praticamente puoi fare 3 approcci a correre e hai vinto. Sì, praticamente, bastava andare dritti per dritti. Ma non ero pago della cosa e quindi ho sliceato un facile 0,5 più per prendere un po' un attimo la dimestichezza. Esatto, col mio... la sacca dà un po' fastidio. Sì, sai, ci sono rimasto un filo lontano all'inizio, primo colpo, perché sai, più volevo essere tranquillo. Poi mi sparo, finalmente. Un bel 9 metri e mezzo a destra, che si sommato somma... allo 0,5 è un bel più 10. Più 10 contro un meno 30 quanto ero io, ma direi 21,6. Direi che se riesci a prendere il campo pratica solo con l'ultima palla era già fatta, avrei avuto già vittoria facile. Però ho deciso che volevo usare tantissimo, volevo fare il pelo alla sacca e farla andare veramente tanto a destra. E infatti hai fatto il pelo. Sì, pelo. Sacca piena, raga, ha fatto un botto. Ma noi ci divertiamo così, che ci volete fare? Un ciocco da quella distanza, hai sentito? Quasi un impatto unico. Palle sacca allo stesso istante. Infatti ti sei un po' spaventato. Sì, mi sono spaventato perché talmente abituato che la mia palla parte già naturalmente un vagone a sinistra con lo slice che ero convinto che la sacca non l'avrei mai presa, ma neanche per sbaglio. E invece sì. Mannaggetta. Io ti riproporrei questa sfida al contrario, però. Bastardo. Vediamo se avrai il coraggio di sfidarmi sul gancio secco. Ti sfido. Ci sta. Ci sta.